Ancora una volta l'Istituto Falcone di Gallarate si distingue per qualità dell'insegnamento, intuito formativo, radicamento nel territorio. Lo dimostra il successo riscosso dalla scuola e dai suoi ragazzi durante i due grandi eventi ciclistici organizzati dalla società Binda, il Mondiale di Gran Fondo e la Tre Valli Varesine. In quell'occasione, reclutati per un convivio da oltre 4.000 ospiti, gli studenti dell'alberghiero si erano dimostrati più che all'altezza in termini di bontà gastronomica, livelli organizzativi e del servizio. I ragazzi hanno avuto tutti merito, si sono dati da fare in un contesto particolare come Piazza della Repubblica Varese con circa 4.000 persone. Abbiamo fatto un pasta party dove abbiamo servito pasti importanti. Due in particolare gli studenti che si sono distinti sul campo e che ieri hanno ricevuto altrettante borse di studio istituite dalla Binda. Si tratta di Simona Baldin e Saber Dababi. Simona, per il merito, per aver spiccato nell'organizzazione, gestione e servizio ristoro della Terza Gran Fondo Tre Valli Varesine. Emozionato Renzo Oldani, numero uno della storica società ciclistica, che fa giustamente notare come la riuscita performance del Falcone in quei giorni di gara abbia trasformato la scuola di Gallarate in un istituto mondiale. Un premio che abbiamo voluto istituire con i professori dell'Istituto Falcone a questi ragazzi che hanno dedicato il loro tempo libero per dare una mano a una società come la nostra, ma per far bella figura in tutto il mondo. A seguire, accolti dai dirigenti dell'istituto, dal sindaco Cassani e dal presidente Oldani, ecco i volti degli altri premiati, perché nello sport, come a scuola, ci si distingue per bravura, ma si vince in squadra. Voi dovete pensare che per fare questa cosa qui loro tagliano qualcosa come 10.000 fette di sapore in pochi giorni. Tavian Luca.